Pronto? Buonasera, vorrei parlare con la signora Lucia Izzo, per cortesia. Sì. Pronto? Sì, pronto. Mi sente? Sì. Vorrei parlare con Lucia Izzo, per favore. Sì, sono io. Buonasera, la chiamo dalla polizia stradale. Sì, prego. Senta, abbiamo fermato suo marito, Antonio Izzo. Sì. Che ci ha detto di chiamarla perché servono dei beni di prima necessità, signora. Suo marito è stato fermato a bordo del camion che portava sulla A30 in direzione Salerno intorno alle 15:15. Il signor Izzo aveva con sé della droga. Che sta dicendo? È stato fermato, è stata fatta la perquisizione. Non è possibile, mi dica. Adesso lo stiamo trattenendo noi qui e... Non è possibile, perché mio marito non ne fa uso, non che dica? Non ho detto che ne faccia uso, infatti gli abbiamo fatto il test, lui non ne ha fatto uso, però ce l'aveva lì addosso ed era anche parecchia, quindi... Ma non è vivo mio marito. Signora, a me dispiace molto, adesso la faccio parlare anche con lui, però... Purtroppo la situazione è questa, suo marito adesso è stato arrestato, quindi ha bisogno... No, con calma, adesso glielo passo, adesso si calmi, io glielo passo, inutile piangere e strepitare, meglio reagire come si deve, cercare un buon avvocato, adesso, però sia gentile, adesso che viene a portargli il pigiama, non dica ai miei superiori che gliel'ho passato al telefono perché io non potrei. Vabbè, sì, però si calmi, perché è inutile. Adesso non mi faccia credere che lei non sapeva niente. Non è vero. Lei non sapeva nulla. Non è vero. Guardi che noi lo stiamo seguendo già da parecchio tempo. Guardate che famiglia siamo. E io che ne so, che io non vi conosco, io faccio il mio lavoro. Da parecchio tempo. Noi lo stiamo seguendo da un po', perché avevamo il sospetto che fosse un corriere. Non è possibile. Evidentemente così è stato. Un attimo glielo fa. Signor Antonio, c'è sua moglie al telefono, è molto agitata, mi raccomando. Prego. Lucia. Antonio. Lucia, niente. Ma che hai fatto? Ma ci devo occupare, devo fare strada. Ma ci devo occupare, devo fare strada, se mi vuole dire che sono libera, deve presentare l'occasione, dai, ci ho qua. No, Antonio, perché non è tu? Non è possibile. Chiedo scusa, basta, basta così, la signora si agita troppo. Signora Lucia, voi dove state? A casa? Dove abitate? Scusate che non ho guardato i documenti. A Portici. A Portici, quindi dovete venire a Salerno, perché noi l'abbiamo portato a Salerno. Da chi si fa accompagnare, signora? Si può far accompagnare? Da chi? Allora, signora, porta un pigiama, sì. Uno spazzolino da denti con un tubetto di dentifricio, sì. Un qualcosa per fare la doccia, sì. E poi che facciamo? Portare un paio di pantofole. Pantofole? Un paio di pantofole. Non ho capito. Detto scusatemi perché no, prego, poi porta anche il rasoio per fare la barba. Poi porta, non lo so, il suo marito è malato, ha bisogno di medicine, cosa? No. No, sta bene? Sì. Va bene, perfetto. Poi magari porti anche, che ne so, dei profilattici. Si sa mai. E poi, vabbè, basta così. Lei ha bambini? Sì, due. Allora li porti, perché mo penso che per 4-5 anni, penso che è difficile. Così almeno glieli facciamo salutare, sì. Gli ho dato dei bambini, così li se le mette nella cella. Va bene, signora? Va bene. Signora Lucia? Scusatemi, mi sto prendendo dal pigiama, le pantofole, spazzolino. Allora, signora, ve lo ripasso. Sì. Ve lo ripasso. Signora Antonio, prego. Lucia? Ma che te, stai a parlare un attimo. Quando pensi che la moglie di panina ti continua a mangiare, sempre che ti dico. Lucia? Ti sei ripresa? Sì. È uno scherzo. Su Radio Marte. Ma chi so piglia a marito? Hai sfogato? Grazie Antonio. Lucia, ti sei ripresa? Sì. Tutto a posto? Sì. Ce ne puoi dirmi tranquillo. Un forte bacione.